Amici, oggi è domenica 28 giugno 2009. Voglio un po' passare un po' di tempo, trascorrere un po' di tempo con voi nella lettura del quotidiano della Calabria e Calabria Ora. Iniziamo con che il quotidiano della Calabria, taglio centrale, parla di Di Pietro e De Magistris, guerra a Loiero. Esclusi l'ingresso in giunta regionale e l'appoggio alla ricandidatura. Su tutte le furie. Lo Stato Maggiore di Italia dei Valori, dopo l'intervista al quotidiano Di Misiti che annuncia le dimissioni, mentre impazza la polemica sulla sanità, all'Ocri, 17 dipendenti deferiti alla Corte dei Conti per trasferimenti selvaggi e danni da 10 milioni di euro. Andiamo in basso, Cosenza, deposizione per missing dell'ex boss, ecco il nuovo volto di Franco Pino. Dal 1995 collaboratore di giustizia, Franco Pino in una recente immagine durante una deposizione in Assise. Di taglio basso, la cronaca, undicenne ancora in coma, famiglia chiusa nel dolore. Noi rispettiamo anche questo, dopo questo tragico evento della sparatoria al campo di calcetto, i genitori del piccolo Domenico sperano nel miracolo. Sono attaccati a un filo di speranza i genitori del piccolo Domenico, rimasto ferito dopo i folli spari nel campo di calcetto. Anastasia Carvelli, a pagina 10, per il quotidiano della Calabria. Pensionato ai domiciliari, Praia a Mare, abusi sessuali su una bimba di 10 anni. Andiamo un po' sulla prima pagina di Calabria Ora, la mappa dei depuratori, Tirreno Cosentino e Raggi X, nella speranza di fare un bagno. Ma di taglio centrale apriamo con la sanità, Loiero va alla guerra. Contestato il decreto del governo che apre le porte al commissario, ci opporremo. E la conferma che il centrodestra vuole usarlo come clava elettorale. Il PDL non sfonda e tenta di ottenere gli obiettivi per le surrettizie. All'asta di Locri danno erariale da 10 milioni di euro, 17 deferimenti. Voto di scambio nel 2005, Sarra ai PM, ecco la verità. In semilibertà con l'arma in tasca, Carmelo Bellocco torna in carcere, con lui un esponente del clan Mancuso. Arrestati a Bologna, Carmelo Bellocco, 53 anni, in semilibertà, è considerato uno dei reggenti della cosca di Rosarno, il figlio di Umberto, 18enne, incensurato, e Vincenzo Barbieri, 53 anni. Sorvegliato speciale vicino al clan Mancuso di Limbadi, i primi due sono accusati di porto abusivo d'arma. Un ferito a Girifalco, colpi di pistola a un agricoltore, c'è un arresto. Abusi e minacce alla moglie, finisce in cella, orrore a Sinopoli. La morte di Jackson, della grande star americana, il giallo continua, nessun segno di infarto. Richiesta un'ulteriore autopsia sul povero corpo di Michael Jackson. Andiamo alla pagina 4, in primo piano i nodi della politica, esclusa una manovra di fine anno, Sarkozy definito il mio avvocato, mai affermato, bocche chiuse. Berlusconi interviene a Corfù al vertice NATO-Russia, smentite le frasi di venerdì sui pessimisti della crisi. Nella foto gigante vediamo Berlusconi durante un suo intervento elettorale. A fianco c'è il presidente del PD, il segretario del PD Franceschini, segreteria del PD Chiampiarino svela, ci sto pensando. Il sindaco lancia la sfida dalla sua Torino per le elezioni a segretario del Partito Democratico. L'ex Veltroni fa largo ai giovani, io come Prodi, game over, fuori partita. Finanza informativa su un giro di cocaina in Ville. L'inchiesta di Bari è nelle mani della Guardia di Finanza. Veronica replica a Rizzoli, lasci in pace i miei figli. I media inglesi ipotizzano ultimi giorni per Re Silvio. Quindi per la stampa inglese Berlusconi è sempre più nel ciclone scandalo con le ragazze sulla procura di Bari. Staremo a vedere come andrà a finire. La pagina 6, primo piano, politica in Calabria, Di Pietro detta la linea del partito e dichiara guerra al governatore. De Magistris, attacco all'Oiero, polemiche per l'intervista al quotidiano Di Misiti che annuncia le dimissioni da segretario regionale. La reazione, l'Oiero De Magistris, censurato dal CSM.
Crotone, senatore, lascia la destra e passa al PDL. Non è solo un accordo elettorale. Beppe Scopelliti e Pasquale, senatore, nella foto. Lo ieri a Menniti, Calabria in ostaggio. Oliverio, operazione strumentale. La parabola di Luzzo in una regione senza memoria, il personaggio da quando lo ieri e Puglia lo volevano sindaco di Lamezia, fino a oggi diventato il parafulmine dello scontro Speranza Lomoro. Nelle foto il dottor Luzzo, un grande professionista delle istituzioni calabresi, una lettera che arriva al quotidiano. Inchiesta sanità, guardie mediche truffa all'Ocri, la Guardia di Finanza scopre un raggiro ai danni dell'ASL di 10 milioni di euro. Gonfiato il numero delle postazioni tra il 1996 e il 2004, atti inviati alla Corte dei Conti. Deferiti 17 funzionari, questa è l'inchiesta, il trucco dei trasferimenti per favorire gli amici, siamo alle solite nella Locride. Crisi per Draghi, segni di ripresa, ma per un exit strategy serve un sistema bancario di nome in salute. L'intervento del governatore a Basilea alla riunione del Financial Stability Board.